Buongiorno ragazzi, oggi sono qui da una persona piuttosto famosa. L'abbiamo portato a Torino e l'abbiamo portato. Ciao a tutti. Siamo qui da coach Umberto Miletto. Buongiorno. Sono venuto qui apposta perché, se vi ricordate, ho fatto qualche video inerente all'allenamento a corpo libero, però siccome col muscle up non sono proprio un vero esperto, ho deciso di venire da una persona che è realmente esperta in questo movimento per magari farci vedere come si fa. Dici un po' qualcosa appunto su questo movimento. Allora, muscle up possiamo dire che, allora, quello che si fa più spesso, diciamo, in palestra, quelli che generalmente fanno pesistico o che fa classico allenamento in palestra, è quello che prende il nome un po' di muscle up dinamico, no? Dove noi facciamo questo movimento abbastanza rapido in cui facciamo una trazione, poi ruotiamo le mani, facciamo una transizione, facciamo un dip e ci solleviamo sopra la sbarra. Un movimento, vedersi, molto dinamico, però per riuscire a farlo in maniera corretta è sicuramente necessario che il soggetto debba avere, in questo caso, in questa forma di muscle up, un ottimo livello di forza dei dorsali. Ok, perché il dorsale è importante sia perché quando ci spinge verso l'alto ci fa salire rapidamente e quindi già chi è forte di dorsali l'ha già mezzo fatto, e poi soprattutto quando noi dalla posizione alta veniamo giù con questa eccentrica marcata, perché comunque facciamo un movimento molto lungo, con tutto il nostro peso corporeo cadiamo quasi a vuoto, il dorsale deve frenare il movimento per poi riuscirlo a invertire. Chi non è forte rischia seriamente, in questa forma di muscle up, di farsi male alle articolazioni, in particolar modo chi soffre di più sicuramente la spalla, il gomito o anche il polso. Assolutamente sì. Che consigli potresti darci per approcciarci appunto a questo esercizio? Allora, consigli, innanzitutto, come detto, trazioni, quindi imparare a fare trazioni al petto, avere una decina di trazioni al petto fatte in maniera abbastanza decente, quindi belle dinamiche. Poi chi diventa bravo a fare le trazioni al petto, potremo andare a padroneggiare meglio le trazioni a squadra, quindi con le gambe a squadra. Poi potremo fare anche trazioni più profonde, quindi portare la sbarra persino all'addome, e a quel punto lì, nel mentre, facciamo anche esercizi di rinforzo per i tricipiti, quali classico esercizio che facciamo sempre fare proprio per rinforzare la transizione è il Russian Dip, molto utile per poi riuscire a permetterci di salire sopra la sbarra, e poi abbinato sempre ai classici dip. Questi sono gli esercizi un po' più tipici per chi si avvicina a questo movimento. Perfetto, direi di andare a vedere la pratica dell'esercizio. Andiamo, okay. Volentieri, dai. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video, anche perché deve esservi piaciuto. Mi hai fatto faticare oggi, eh? No, guarda di no, va bene. No, però in realtà andava su da freddo come niente. Ancora un esercizio semplice questo, alla mia portata, poi ci vogliono i ragazzotti forti. Bene, come sempre vi ricordo, se vi è piaciuto il video, di lasciare un like e magari appunto iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Andate sulla pagina di Umberto, ma immagino ci siate già, comunque lo trovate come Coach Miletto. E continuate a seguirlo perché va forte sto ragazzo, lo vedremo che andrà molto molto forte secondo me. Noi ci proviamo. Dai, sì, vai alla grande. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.